Oggi facciamo una cosa nuova. Siamo su PokéStars, ci facciamo una bella partitina a poker. Allora, io sono un vecchio giocatore di poker, giocavo qualche anno fa, ho fatto anche qualche torneo reale. Però vabbè, niente di eccezionale, giocavo microliti sono praticamente le partite quelle a basso costo, diciamo, non giocavo niente di disesperante, e così ogni tanto mi viene la voglia di giocare con voi. Ho fatto, se non sbaglio, fa un bel po' di mesi fa, credo 7-8 mesi fa, un video su PokéStars, appunto. Ho visto che è andato abbastanza benino perché ha fatto un po' di visualizzazioni e quindi ho deciso oggi di fare un altro video giocando. Allora, intanto le prime cose che bisogna dire, questa è la schermata di PokéStars, io mi occupo del cash game, che il cash game è particolare perché non è come un torneo pagate l'entrata, vi danno le fiche, vi danno per dire 10.000 fiche, voi giocate queste fiche, una volta finite siete fuori. Però se il torneo è costato 1 euro, avete speso 1 euro. Il cash game non è così. Il cash game voi mettete, non mettete dentro fiche, ma mettete dentro soldi reali, nel senso, se voi avete un piatto iniziale, uno stack iniziale, lo stack praticamente sono i soldi con i quali iniziate, di 5 euro, sono 5 euro reali. Se perdete lo stack non uscite, potete rimettere i soldi dentro quanto volete e rigiocare quante volte volete. Un'altra cosa molto differente da un torneo al cash o dal poker normale al cash è che praticamente il piccolo buio e il grande buio, che poi vedremo più avanti se non sapete cos'è, non aumenta. Per esempio, in un torneo il piccolo buio e il grande buio praticamente sono quelle l'entrata che voi pagate ogni giro, e praticamente nel torneo ogni tot di tempo aumenta sempre più, quindi vi costringe in qualche modo a giocare forzatamente in determinate maniere. Nel cash game no, perché il piccolo buio e il grande buio rimangono sempre identici. Quindi andiamo a farci una partitella, perché anch'io lo dico a voi, perché magari chi non si è mai avvicinato al poker, però anch'io sto ripassando per me, perché sono veramente anni che non gioco più, quindi farò degli errori sicuramente mostruosi, eh. Quindi prendete quello che vi dico, le mie sono proprio ricordi di quando magari mi ci impegniamo un po' di più, quindi quello che dico prendetelo molto con le pinze, perché facciamo 2-5 centesimi, che sembra poco, ma in realtà non è così pochissimo per chi inizia. Ora 1-2 magari è un po' troppo poco. Allora, dobbiamo trovare un tavolo con un posto vuoto. Vi consiglio di non cercare tavoli con molti posti vuoti, perché chiaramente se siete su un tavolo da 6, siete in 3, ogni turno praticamente, quasi ogni turno pagate il buio, quindi non vi conviene. Quindi questo più che altro serve per farvi pagare meno volte possibile il buio. Ah, ragazzi, siamo qui, questo è il nostro tavolo, vedete, questo è 2 centesimi, 5 centesimi, significa che noi ogni giro, vedete, qui c'è un bottone è la migliore posizione del tavolo. Dopo il bottone c'è il piccolo buio e il grande buio, vedete che il piccolo buio paga 2 centesimi e il grande buio ne paga 5, e questo fa praticamente sempre il giro in senso orario. Quindi dobbiamo fare anche questo conto qui. Bisognerebbe essere bravi anche a rubare il buio. Questa cosa qui vale molto ora nel cash, niente tanto, ma vale molto nei tornei, perché nel cash, come ho detto prima, nel cash il grande buio non aumenta, nei tornei invece aumenta sempre di più. Quindi vedete che adesso il grande buio, il bottone è la migliore posizione perché è ultimo a parlare, quindi il bottone tenterà sempre di fregare, di prendersi il piccolo buio e il grande buio. Vedete, lui rilancia. Io con 10-6 non mi sento nemmeno di vedere i 5 centesimi, perché il problema non sono i 5 centesimi, il problema è
è incappare in qualche mano particolare che poi magari si perde molto di più di 5 centesimi. Bisogna, nel poker bisogna sempre vedere il dopo, perché 5 centesimi l'avrebbero chiamato chiunque, però poi il dopo potrebbe diventare problematico nel poker. Lui rilancia molto spesso questo Emif, rilancia molto spesso e è molto aggressivo, quindi questo è una cosa che si può notare subito. È molto importante la lettura dei giocatori più delle carte che abbiamo, perché in realtà nel poker le carte che leggiamo, e vedete, non ha niente. Nel poker le carte che abbiamo sono l'ultima cosa, e quindi vedete che un gioco troppo aggressivo non paga, perché poi una volta vi credono, due volte vi credono, la terza non vi credono più, perché insomma è ovvio, bisogna anche le cose saperle un po' gestire. Io sono su bottone, che è la miglior posizione, però con Jack 7, e comunque lui è entrato, io fold, perché avrei rilanciato se lui non fosse entrato, ci avrei provato. Poi bisogna anche vedere se ci sono giocatori che a qualsiasi cosa fanno call. Mi dovrò limitare anche un po', diciamo, da bottone. Vedremo un po'. Io ormai quello che avevo un po' studiato, avevo capito già delle prime mosse, se n'è andato perché ha perso lo stack subito. E comunque sapete che chi sarà aggressivo, infatti si chiama gioco aggressive, chi sarà aggressivo tenderà a bluffare molto più. Anche qui bisogna stare attenti, perché non sempre sarà in bluff, poi ci sarà anche la volta che avrà la mano buona, ma in percentuale, se è molto aggressivo, sarà più le volte che folderà. Asso 7 potrebbe essere una buona mano, ma siccome io sono in ultima posizione, perché sono il primo a parlare, ed è considerata l'ultima posizione perché poi dopo c'è quello a destra che parla dopo di me, c'è quello sul bottone che parla dopo di me, c'è quello sul piccolo buio che parla dopo di me, c'è quello sul grande buio che parla dopo di me. Quindi io, il poker è un gioco di informazione. Se io sono in ultima posizione, non ho informazioni su nessuno. Qui a sotto posso dire di fare rilancio per fargli capire che ho una mano buona. Lui fa call. Lui avrà due carte random, mi lancia 5, 5 vuol dire che lui non ha niente. Io rilancio 30, lui chiama, io trovo l'asso, lui fa check. Io qua punterò poco perché sicuramente lui si è spaventato e infatti ha foldato. Oh, coppia di donne. Questa è un'ottima carta. Facciamo finta che io voglio rubare il buio. Vediamo se ci casca. Ok, fa call. Qui puntiamo. Tanto non c'è scary card. Ha foldato ugualmente. Scaricato significa non ci sono carte. Per esempio, se c'era un K, lui il K poteva fargli porre. Io qua ho rilanciato, però questi vedo che fanno parecchio call, fanno parecchio call, e quindi rilancio 15. Vediamo un po' cosa fanno. Hanno visto che sono un pelino aggressivo, infatti hanno foldato. Allora io qui follo. Purtroppo ragazzi, nel poker capita anche di avere le mani buone, ma nessuno vi viene dietro, quindi non è detto che con donna si massimizzi, anzi. Come avete visto, ho massimizzato di più con un asso X che avevo prima che con donna. Bisogna anche trovare le carte giuste e il momento giusto. Asso X, asso 8 fino asso 10 si dice asso X.
La posizione non è buona. Io fondo. Questa potrebbe essere, potrebbe sembrare una foldata abbastanza brutta, ma in realtà non è così discutibile, perché l'asso X sembra una mano così forte, però 8, se te becchi l'8 non sei da punte parti, perché un jack ti batterebbe. E l'asso, se lo becchi, è buono, però comunque è un kicker che non è alto. L'altro potrebbe avere asso jack, asso donna, e farti, se un collie station, cioè una persona che ha l'abitudine a non puntare ma a fare call, cioè a seguire le puntate che te fai, magari ti trovi un asso jack e lui è sempre check collato fino in fondo e te magari hai perso mezzo stack con asso X. Quindi nel poker, come vedete, bisogna sempre cercare, sempre vedere il dopo, non solamente la carta è l'ultima cosa. Prima della carta c'è lo studio del giocatore, lo studio della posizione, e poi dopo in fondo c'è le carte che hai. Vedere cosa, immaginarsi anche cosa lui potrebbe avere, non potrebbe avere, a seconda di come gioca. L'idea, questo è andato lean, io fold, perché con... ecco qua, questo lean a me significa qualcosa, perché è un... c'è anche chi gioca così, cioè entra con pochi soldi, entra praticamente con pochi soldi e quando si trova una mano buona pusha, cioè mette tutti i soldi dentro. Qui lui rilancerà di 15, di 10, io potrei andare su di 25 cercando di outplayare lui, cioè di buttarlo fuori. Lui chiama, io faccio finta di aver preso il K, che è una scary card, potrebbe mettergli paura. Qui ha chiamato. Qua adesso io potrei fare un check e purtroppo il tentativo di bluff io lo fermo qua, perché vuol dire, secondo me, che potrebbe anche non aver niente, perché è un collie station questo. È andato lì, molto probabilmente lui qualcosa ha hittato, cioè qualcosa deve aver preso un 10 o un K, anche un 9, perché poi queste persone qua, diciamo, gli basta una carta media per pushare con questi pochi soldi, eh. Però io un tentativo l'ho fatto. Il problema di giocare con gli short stack, cioè con quelli, io qua posso fare una rilanciata per la posizione, non per le carte, ragazzi, eh. Mi frego il piatto. Ok, il problema di fare i fold, il bluff con gli short stack è proprio questo, che non hai molto margine di ragionamento con loro, perché loro a un certo punto pushano. Assorto è una carta suited, ovvero tutte e due hanno gli stessi semi. Io potrei fare una cosa che non mi piace, fare un call. È una cosa brutta perché è fatta in una posizione abbastanza brutta, perché se qui ora c'è un raise, io devo foldare, ho sprecato 17 centesimi. Voi direte, 17 centesimi cosa sono? Ma questo va applicato anche nei tavoli più alti. Lui fa un check, io essendo short stack lui, non metto soldi, tanto lui mi verrebbe dietro. Io pure faccio un altro check. E qua, boh, posso puntare qualcosa, tanto per non lasciare il piatto così. Anche se il 9 non è una scaricarda, affollato. Avrei preso la mano comunque, perché sicuramente lui l'asso non ce l'aveva. Asso K, asso K. Faccio un bel rilancio perché sono anche fuori posizione. Sono ultimo, non voglio che troppe persone facciano call. Perché asso K è una buona mano, ma non è poi tutta sta cosa formidabile che lui potrebbe pushare. Allora, io qua vado, penso di essere avanti con asso K, e qui lo chiamo. Ha hittato il jack, vediamo un po', e ho vinto io. Vedete, giocare le carte che non sono buone,
Perché poi succede quello, faccio col, tanto sono 30 centesimi. E poi va bene che lascio lo stack. Qui potrei rilanciare, anzi io rilancio perché rilancio sul il piatto che ho appena fatto. Perché le persone vi vedono, quindi lui si potrebbe spaventare. Avrei voluto rilanciare 20, infatti affondato. Anche questo, ragazzi, giocare su quello che avete appena fatto. Anche se avessi rilanciato, avrei potuto fare un re-raise, anche se avessi avuto 2 e 3, semplicemente perché qui potrei fare un no, potrei foldare, semplicemente perché quella giocata di prima ho fatto vedere che io ho asso K, quindi ho dato l'idea alle persone che io non sono uno che gioca mani a caso, e quindi sulla base di una mano appena vinta con un asso K, quindi qua una mano bella, ho fatto capire la mia modalità di gioco, quindi io posso rilanciare in bluff subito dopo, chiaramente l'ho fatto subito, e lui l'avrei fatto, su di lui l'avrei fatto anche se ci fosse stato un rilancio. Avessi rilanciato 15, io avrei rilanciato 45 e sono convinto l'avrebbe mollato. Vedete, gente che giocano carte. Asse Jack è una mano che non mi piace tanto perché anche questa sembra forte, ma alla fine non lo è. Che io molte volte sono rimasto fregato con il Jack, perché il tavolasso, ma molte ma mi sono costati più stack, interi stack, cioè tutti i soldi che avevo alle spalle, Asse Jack che qualsiasi altra carta inferiore. Perché uno il talasso con un jack si sente abbastanza sicuro e invece è proprio la carta che ti frega. Tanto ragazzi qui siamo uno di meno. È consigliabile, ora io non esco, ma è consigliabile essere sempre in 5, quindi magari quando essere sempre in 6, quindi magari quando se ne va uno. Per un discorso proprio di pagare meno volte il buio, uscire e cercarsi un'altra tavola. Tanto il cash mi posso alzare ora benissimo, i soldi mi rimangono. Non devo per forza fare niente. Vedete che il guadagno, ragazzi, comunque siamo a microliti, il guadagno è poco, però è giusto che sia così. Perché io sempre giocato a donna donna, io rilancio di 20. Cerchiamo di rifare sempre i soliti rilanci così non facciamo capire. Non rilanciamo più forte la mano, più sfollano tutti. E io vado all in, mi dispiace. Te le metto tutte. Jack. E ho vinto anche questa, ragazzi. Vedete ragazzi come si gioca? Lui con Jack si sentiva sicuro che con Jack non si pusha, ragazzi. Perché se io faccio un raise, il discorso è questo, qui possiamo fare un rilancio. Se io faccio un raise per la posizione, se io faccio un raise ti sto dicendo un qualcosa. Ti sto dicendo guarda che io ho qualcosa. Se tu fai un re-raise a tua volta, se te a tua volta fai un re-raise, mi stai dicendo guarda che io ho più di te e io ti pusho, ti sto dicendo no, guarda che io sono messo molto molto bene, non si pusha, si folda. Con si pusha. Io pusherei da proprio da donna donna in su, anzi, molte volte nemmeno da donna donna. Io l'ho fatto su questo giocatore perché con questo giocatore avevo capito che questo tavolo comunque un po' tutto il tavolo gioca praticamente quasi tutto, cioè Jack per loro è il mio asso asso, per farvi capire. Qui 7-10 io posso poter rilanciare, tanto vedo che stanno foldando abbastanza a mani basse, quindi mi sto fregando un po' tutti i bui, perché poi ragazzi, quando vedono che io ho uno stack
già raddoppiato in pochi minuti che sto giocando, si spaventano già. Quindi bisogna sfruttarla questa cosa. Anche se stiamo online, ragazzi, c'è tutto un profilo psicologico che va sfruttato, che come io capisco determinate cose, anche chi è della parte di anche chi è dalla parte di là del computer capisce determinate cose. E oppure sono io che posso raccontare determinate cose a chi gioca e magari non sono vere. E anche questa, l'abilità del bluff, non è solamente 2-3, ti puscio, ho fatto il bluff e magari te hai foldato, sono furbo. Non sei furbo, perché una volta ti va bene, 10 volte no. Il bluff si fa anche psicologico, perché io ogni volta, ogni praticamente rilancio che si fa, si mandano dei messaggi. Ogni volta che si vince una mano, si lanciano dei messaggi. Ogni volta che vinci con asso K, donna donna, stai dicendo che te, per esempio, se io faccio una serie di vincite, cioè donna donna, KK, asso K, e vede che gioco con, cioè c'è una certa anche scrematura di carte, non ti vedono mai in bluff, gli stai dicendo guarda che io gioco abbastanza chiuso e quando punto ho qualcosa, e quindi puoi sfruttare anche a tuo vantaggio la paura. Da un certo senso di vista è anche un male, perché poi quando la gente capisce che te quando punti qualcosa foldano sempre, quindi foldano anche quando te veramente qualcosa. Però si può, a quel punto, se il tuo giocare un po' chiuso ti dà questo, sta puntando tanto, cioè sta rilanciando tante volte. Anche perché sto chiacchierando adesso, sennò l'avrei già rilanciato lui. Praticamente, se poi vedete che il vostro magari modo di giocare chiuso vi danneggia, perché se tutte le volte che puntate foldano e siete messi bene, cambiate tavolo. Allora, 7-9 da bottone, foldiamo subito. Qui siamo rimasti in 4, io potrei anche uscire perché in 4 non mi piace. Ormai poco. Ecco, adesso io posso uscire dal tavolo. Va bene ragazzi, io penso di concludere qui questa nostra partitella. Spero che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io, e spero che questa giocata di poker, questa mano di poker ai tavoli, spero vi sia piaciuta. Spero di vedere anche della partecipazione, dell'interesse, perché comunque se vede l'interesse è una cosa che potrei anche portare avanti così ogni tanto, magari si fa qualche partita insieme. Ripeto, io non voglio insegnare a nessuno, perché non sono assolutamente persona meno adatta ad insegnare queste cose qua, anche perché ci sono cose ancora molto molto più profonde da capire, e ci sono veri insegnanti di poker, veri maestri di poker, e io certamente non sono uno di questi. Io sono semplicemente uno che ha fatto qualche partita, ha fatto magari un annetto di partita online o più, ha letto qualche libro, si è fatto qualche torneo dal vivo e ha fatto qualche lezione da qualcuno che di poker ne sa molto molto più di me, ma niente di più. Non sono sicuramente uno che può insegnare, però ecco, come chiacchierata tra di noi, proprio per le primissime basi, o almeno per quello che io ho potuto capire, ma quello sì, non ci vedo niente di male. Comunque ragazzi, spero veramente che vi sia piaciuto. Intanto vi invito a iscrivervi nel canale di YouTube, di Twitch, perché diciamo che sto cercando di fare tutti i giorni live, anche se in realtà non ci riesco, perché ho avuto anche ieri sera provato, ho avuto diversi problemi con OBS, laggava molto. Quindi quando non riesco a portare una live, cerco sempre di portarvi qualcosa, magari anche di un gameplay registrato, in modo tale di portare qualcosa tutti i giorni o quasi tutti i giorni. E comunque ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo anche domani. Domani, ci vediamo domani. Ciao.